Gianni Colacione per Liberi TV, oggi è 6 settembre, stiamo alla Festa Democratica a Roma, Festa Democratica Portuense, organizzata ovviamente dal Circolo PD locale, e siamo in compagnia dell'onorevole Scalfarotto che ha partecipato, e lo abbiamo girato, lo troverete su Liberi TV, a un dibattito intitolato Libri e uguali in dignità e diritti, in una situazione audio magari un po' precaria, cerchiamo di farci sentire. Allora, grazie intanto onorevole Scalfarotto di essere qui con noi per Liberi TV, e abbiamo ascoltato appunto questo dibattito che era appunto sui diritti, si è parlato un pochino anche della legge contro l'omofobia che sta per essere in qualche modo varata, che poi si è parlato anche di femminicidio, insomma tutto un po' di cose. Io una cosa che volevo chiederle: in tempi passati la sinistra, diciamo il Partito Comunista, c'era un pochino questa tematica, che questo mantra che i diritti erano un po' lontani dalla lotta di classe, insomma erano un po' distanti dal quotidiano. Qui quello che le volevo chiedere, parlando anche perché si è parlato del matrimonio egualitario, insomma del matrimonio per tutti in pratica, non pensa che una parte appunto di questo PD, che è il partito che comunque sia sta al governo di formazione comunista, anche se sono post comunisti, ma insomma continui ad avere un po' questa concezione di distanza da quella che sono i diritti individuali delle persone, dei singoli, perché un legato a questo concetto che non sono diritti, che non sono vicini alla lotta di classe? Sì, è sicuramente così. Diciamo che culturalmente noi siamo un paese nel quale la sinistra e il mondo progressista è stato soprattutto, diciamo così, collettivista, cioè ha avuto sempre una grande attenzione per motivi storici, perché così è andata, insomma, per motivi anche culturali, rispetto ai diritti del collettivo, e cioè dei diritti del singolo inquadrato in un gruppo più ampio. Per cui, per esempio, noi siamo a nostro agio col mondo del lavoro, inteso come l'idea dei lavoratori, che sono appunto evidentemente il gruppo che necessita di protezione, di sviluppo, e il lavoratore in quanto tale si riconosce come parte di un gruppo. Quando arriviamo invece a discutere di diritti del singolo, e quindi quel lavoratore si toglie la tuta blu da metalmeccanico e diventa, non so, un padre che non riesce a avere figli con la sua compagna, o una persona la cui madre o il cui padre è in fin di vita e vorrebbe accompagnarlo, diciamo, nell'ultimo passaggio in un modo dignitoso, oppure magari omosessuale, oppure magari ha un problema legato a chissà quale altra fattispecie della sua vita privata, per noi esce un po' dal radar, dallo schermo radar. E questo forse, appunto, dicevo, è una questione anche storica. Io dico sempre che la legge sul divorzio fu firmata da Baslini e Fortuna, e nessuno dei due era né PC né DC, erano un socialista e un liberale, diciamo correnti politiche più aduse, più abituate a trattare dei diritti della singola persona, ma diciamo storie politiche molto più sfortunate in Italia. È un po' come se noi ci riconoscessimo in due grandi chiese e siamo un po' legati a questa cosa. C'è un lavoro da fare di sviluppo in questo senso. Perfetto, quindi insomma è un po' work in progress praticamente. Si è parlato anche della legge questa qui contro l'omofobia. Ecco, si è sfiorato un tema, un pochino facendo il parallelismo con la legge, diciamo una legge, insomma il matrimonio egualitario, come si dice, lo chiama il matrimonio per tutti, insomma dovrebbe essere un diritto universale quello di potersi sposare. Ecco, io quello che volevo chiedere è questo: mentre il matrimonio egualitario, su cui penso che lei ovviamente sarebbe d'accordo, andrebbe a sancire una eguaglianza delle persone di fronte alla legge, a prescindere da tutto, questa aggravante sull'omofobia invece in qualche modo va a sancire una differenza, una specialità di una categoria per in base a certe scelte sessuali. E quindi un po' mi sembra un po' una contraddizione. Inoltre, io non vorrei stare nei panni poi del giudice che dovrebbe poi far applicare questa aggravante, che sappiamo si potrebbe prestare a tante strumentalizzazioni. No, io la ringrazio molto della domanda, che mi fa capire che c'è molta comunicazione ancora da fare, perché se un giornalista me la pone, figuriamoci la persona media, per cui rispondiamo. Allora, perché c'è bisogno di una norma contro l'omofobia? Perché si dice ma la violenza va condannata in generale, no? Noi dobbiamo condannare generalmente la violenza? Perché ci sono alcune categorie di persone che vengono fatte oggetto di violenza a causa dell'appartenenza a una categoria. E quindi io non, e questo risponde anche alla sua domanda successiva, io non
picchio un eterosessuale perché è eterosessuale. Io picchio un eterosessuale perché gli voglio portare via il borsellino, o perché mi sta antipatico come persona, perché c'ho un, perché il mio vicino di casa e mi ha dato fastidio. Quindi ci sono dei casi nei quali il crimine è dettato proprio dall'odio contro certe categorie di persone. Quindi si fa una legge di questo tipo, così come la si fa sull'antisemitismo, cioè perché la violenza sugli ebrei viene colpita in modo specifico, sempre violenza è. Sì, però cosa vuole fare il legislatore? Vuole dire attenzione che l'odio antisemita è un comportamento che specificamente noi vogliamo condannare. Quindi quella violenza non è una violenza generica dovuta al fatto che mi volevi rubare il borsellino, è dovuta al fatto che ci sono persone che odiano gli ebrei. No? E quindi noi vogliamo dire che quello è un disvalore, è per questo che lo si fa. E gli omosessuali è la stessa cosa. Nessuno direbbe che il ministro Giovanardi assomiglia, che so io, a un tapiro. Però qualcuno, l'ex ministro, qualcuno dice che la ministra Kyenge assomiglia a un orangutan. Allora, aveva mai sentito una cosa del genere su un ministro di pelle bianca? No, perché l'odio nei confronti di quelle persone è un odio specifico. Passato con i confronti di Andreotti, Spadolini, non so se lei ha memoria, se ne sono sentite, e questo è un po' il discorso delle categorie che sono oggetto di legge offesa, che possono essere infinite. Ma Andreotti a che categoria faceva, di che categoria faceva parte degli Andreotti? Allora, ciascun politico è oggetto di critica politica, ma la Kyenge viene fatta oggetto di critica politica anche prima che apra la bocca. Dopodiché, come si riconosce un gay? Non ci interessa che sia riconosciuto un gay. Il tema è che io punisco l'intenzione del reo, cioè punisco il reo che dice andiamo fuori al gay village e ammazziamo di botte il primo che esce. Se il primo che esce è etero, l'aggravante, la legge, si applica ugualmente. Cioè non è che io punisco perché, per esempio, ci sono due persone a cui voglio rubare il borsellino, una è gay e una no. Non è che se rubo il borsellino al gay prendo una pena più alta e se rubo il borsellino all'etero no, perché io, quello è un furto dovuto per ragioni legate al furto. Se invece io vado a picchiare la persona perché è omosessuale, magari non lo è, però l'ho individuata perché usciva dal gay village o perché si stava baciando col fidanzato e quindi gli do una bella fracca di legnate, quello è il momento nel quale il giudice interviene. Quindi è un caso di un pensiero fuori legge in pratica? No, non è un pensiero fuori legge, so botte. Diciamo, so botte, non è il pensiero. Tant'è che questa legge, uno dei motivi per cui la legge è contestata, è proprio che questa non è una legge sul pensiero. Tant'è che se uno dice, io per esempio sono contrario al matrimonio gay, o sono contrario all'adozione, quello è un pensiero. Invece le botte so botte. Ho capito. Va bene, allora io un'altra cosa importante, che mi sembra importante, che è qui ci stiamo il banchetto dei radicali che raccolgono le firme per i 12 referendum, è stato reso merito ovviamente a questo circolo PD che ha ospitato appunto questo banchetto. Ho saputo che lei li ha firmati, non li ha firmati tutti, e non li ha firmati quelli là sulla responsabilità civile e sulla separazione delle carriere dei magistrati. Ecco, io volevo chiedere per quale motivo su questi referendum non era d'accordo. Non li ho firmati perché in questo momento purtroppo il tema della giustizia penale è un tema molto strumentalizzato, è un tema che viene utilizzato per ragioni che non hanno nulla a che vedere col funzionamento della norma penale o del processo penale, il quale io credo debba essere rivisto e debba essere riformato, l'ha detto giustamente anche il Presidente della Repubblica. Però secondo me in questa fase, soprattutto in questo momento specifico, fare un referendum su questi temi avrebbe il senso di una specie di plebiscito magistrati sì o magistrati no. E allora penso che una consultazione popolare che diventa un plebiscito pro o contro i magistrati, secondo me non serve a rendere più funzionante la giustizia, cosa che invece di cui c'è assolutamente bisogno. Io spero che la situazione politica italiana si chiarisca anche su questo tema, e questo succederà quando l'onorevole Berlusconi e i suoi problemi giudiziari non saranno più un elemento, diciamo, dirimente della politica italiana, e finalmente potremo mettere mano a una giustizia più efficace, più efficiente, più amica del cittadino, che funzioni meglio, che spenda meno, che arrivi a sentenze in un tempo più breve, senza il timore di dover dire delle cose che mettono sotto attacco un potere dello Stato, un ordine, l'ordine giudiziario, ovvero che prendono una posizione partitica nei confronti appunto di una persona specifica. Quindi in qualche modo che non sarebbe in qualche modo maturo, preparato, pronto i cittadini a
pronunciarsi in modo obiettivo su queste cose? No, i cittadini sono sempre pronti a pronunciarsi su tutto, ci mancherebbe altro. Penso che la comunicazione che si avviterebbe intorno a questo referendum è: se sei contro quei magistrati che hanno fatto quella specifica sentenza, vota in un modo; se sei invece contrario perché vuoi che quello marcisca la fine dei suoi anni in galera, vota pro. Invece credo che la riflessione di cui abbiamo bisogno è una riflessione più pacata, è una riflessione che riguardi non pro e contro, ma riguardi il funzionamento della giustizia. In questo modo, insomma, è ancora più meritevole la sua firma per gli atti di referendum, nonostante ormai si sappia che Berlusconi anche li ha firmati tutti quanti, anche quelli per cui non era d'accordo. Ma guardi, io non penso che nessuno abbia la proprietà delle buone idee, quindi se Berlusconi li ha firmati, tra l'altro, voglio dire, buon per lui, sono ben contento. Fare un referendum sul divorzio breve, fare un referendum contro il reato di clandestinità, fare il referendum contro la Bossi-Fini, mi sembrano tutte delle cose eccellenti, e tra l'altro anche domande chiare, no? Bossi-Fini sì, no, divorzio breve sì, no. Secondo me il referendum è molto efficace, soprattutto quando si polarizza su una domanda chiara: divorzio sì, no, aborto sì, no, Bossi-Fini sì, no. In altri casi diventa molto più complesso. Bene, una domandina in chiusura, mi sembra importante, su questo PD. Io leggo ovviamente che lei è vicepresidente del PD. E insomma, ci sta tutta quanta un dibattito precongressuale, sembra che ormai, insomma, ci sia un'ampia convergenza su Renzi. Qualcuno dice addirittura che sarebbe quasi inutile fare il congresso ormai. In questo dibattito precongressuale, in qualche modo, secondo lei, che è abbastanza effervescente, può influire anche sulla tenuta del nostro governo? Io non penso, o meglio, in un certo senso sì, non al punto di farlo cadere. Penso che avere un PD forte serva anche al governo, se il governo, come auspichiamo, si tiene in piedi. Auspichiamo perché poi desideriamo che dia delle risposte, ecco, non per altro. Se il PD è forte può sostenere il governo. Spesso, diciamo, nell'azione di questo governo abbiamo avuto la sensazione che il PDL avesse un atteggiamento molto, come dire, ficcante, che il PD fosse un po' in difesa. Se il PD diventerà, diciamo, più ficcante a sua volta, io penso che questo farà sicuramente bene. Dopodiché il congresso va fatto comunque, anche se c'è un'amplissima convergenza su Renzi, perché le idee vanno comunque discusse, perché altrimenti, se finiamo soltanto con lo scegliere una persona pensando che la persona sia d'accordo con noi, no? Perché poi tutti vanno con Renzi, la pensano diversamente tra di loro, è bene che chi va con Renzi sappia cosa pensa Renzi, e per questo il congresso serve. E poi serve anche perché gli altri candidati, Cooper, Lo Civati, Pittella, sono persone degnissime, e una discussione congressuale comunque arricchisce il partito, per cui se parliamo di idee va bene così, e quindi il congresso facciamolo ad ogni buon conto, penso che sia una buona occasione. La data? Quando lo sapremo? La data per me è il 24 di novembre, io resto di quell'opinione. Comunque il 20 settembre abbiamo l'assemblea e sarà ufficializzata ulteriormente in quella data, ma per me è il 24 di novembre. Ringraziamo l'onorevole Scalfarotto e diamo appuntamento su Libri TV per questa intervista e anche altre se vorrà vederci. Grazie ancora.